Buongiorno a tutti dal telegiornale di Toscana TV. Apriamo parlando della giornata, ricordando le vittime delle foibe. Brutta notizia arriva da Firenze perché è stata vandalizzata la targa, proprio in memoria, nella piazza dedicata ai martiri dell'Istria e della Venezia Giulia, vicino alla Fortezza d'Abbasso. La targa era stata ripristinata pochi giorni fa dopo un precedente vandalismo, è stata rotta di nuovo. Ci sono indagini della polizia e della Digos per risalire ai colpevoli. Sono state acquisite immagini delle telecamere. Camere pubbliche. Sempre per parlare invece delle vittime delle foibe, oggi giorno proprio del ricordo, andiamo a Pistoia dove c'è per noi Patrizio Ceccarelli. Buongiorno Patrizio. Buongiorno a te, buongiorno ai telespettatori. Anche Pistoia ricorda le vittime delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata. In piazza Garibaldi è stata deposta una corona di alloro sul cippo in memoria delle vittime alla presenza delle autorità cittadine. Purtroppo l'amarezza per il muro di silenzio e oblio, così lo ha definito il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha coperto le sofferenze di migliaia di italiani e c'è ancora il tentativo di negarle. Abbiamo sentito il sindaco, il presidente della provincia e il prefetto. Pregherei la regia di mandare il contributo e poi la linea può tornare allo studio. Non so se stupirmi, amareggiarmi, arrabbiarmi che nel 2024, dopo una legge nazionale, dopo tanti anni che celebriamo la giornata del ricordo in modo unitario, che se ne discute in modo sereno e soprattutto se ne parla dopo l'oblio di tanti anni, ancora deve intervenire il Presidente della Repubblica per condannare chi nega. Invece dovremmo oggi trovarsi e riunirsi in una tragedia italiana, l'ennesima tragedia che la Seconda Guerra Mondiale ha portato, l'esodo di tantissime persone, ha toccato tanti territori, compresa la nostra città, che fuggivano dalle loro terre con l'unica colpa di essere italiani, perseguitati, uccisi dai partigiani di Tito. Ecco, io credo che, lasciando da parte le polemiche, io posso dire invece che sono contento che la mia comunità lo fa in modo convinto, lo fa in modo unitario, lo fa deponendo i fiori a questo cippo e lo fa anche con tante iniziative culturali. Quindi siamo oggi a ricordare quella tragedia che sono state le foibe. È un piacere per il sottoscritto, in rappresentanza della provincia, oltre che un onore, dare un segnale di unità su una tragedia storica che si è consumata, che purtroppo ha dovuto attraversare tanti anni per essere riconosciuta nella sua drammaticità, ma devo dire che mi fa molto piacere essere qui oggi in rappresentanza della comunità e con la convinzione di dover dare un segnale di unità nel riconoscimento di una tragedia umana che c'è stata e che è stata figlia di una guerra che ha lasciato sul campo innumerevoli tragedie come questa. Eccellenza, un dovere ricordare, lo ha ricordato anche il Presidente della Repubblica, dovendo intervenire anche sul fatto del negazionismo. È inaccettabile il negazionismo di fronte a fatti così gravi. Tra l'altro quest'anno ricorre il ventennale dell'istituzione con legge della giornata del ricordo e quindi sottolineiamo ancora di più l'impegno di tutti, delle istituzioni, ma di tutti, ad onorare le vittime di questi eccidi così crudeli e soprattutto a evidenziare la necessità di ricordare e non cancellare il sacrificio ingiusto di tante persone. E sempre per il giorno del ricordo andiamo a Grosseto con Carlo Sestini. Il giorno del ricordo è stato celebrato a Grosseto con la deposizione di una corona d'alloro alla targa dedicata alle vittime delle foibe, collocata all'ingresso del comune di Grosseto e da un incontro presso la sala consiliare che ha visto la presenza del professor Davide Rossi e dell'architetto Massimiliano Tita, che ha parlato della istituzione del giorno del ricordo e del Vittoriano d'Italia. Oggi è una giornata veramente significativa e tutte le commemorazioni portano in sé un significato più profondo perché sono quelle di ricordare insieme, che è il significato letterale, ma stare insieme in questo momento assume una valenza molto più pregnante. Oggi
ricorrono i 20 anni dalla legge che il 30 marzo del 2004 istituì il giorno del ricordo come una solennità civile nazionale. Adesso il contesto è cambiato, non cambiato dal punto di vista storico, ma dal fatto che dobbiamo essere ben saldi con lo specchietto retrovisore sul passato, su quello che è accaduto, sulle nostre tradizioni, ma dall'altra dobbiamo andare avanti, dobbiamo fare in modo che le nuove generazioni nascano all'interno di quelli che sono i principi democratici di collaborazione di stati che fanno parte della medesima comunità europea. Quindi un ricordo del passato e dall'altra parte uno sguardo al futuro per le nuove generazioni. E Simone Calamai ha annunciato la sua ricandidatura a sindaco di Montemurlo, siamo nella provincia di Prato, con l'obiettivo di fare il bis dell'elezione del 2019. Sarà sostenuto dal PD e da una coalizione di centro-sinistra, ma ci racconta tutto Claudio Mannacci. Simone Calamai, attuale sindaco di Montemurlo e presidente della provincia di Prato, ha sciolto ogni dubbio e si ricandida a succedere a se stesso sulla poltrona di primo cittadino del comune pratese, una scelta condivisa con il suo partito, il PD, e che punta a confermare la stessa coalizione di centro-sinistra che ha guidato Montemurlo negli ultimi 5 anni. È una ricandidatura per proseguire un lavoro che è stato avviato in questi 5 anni e che ha consentito di ottenere già in questo primo mandato dei risultati importanti, a partire ovviamente penso da quello che è la realizzazione del centro cittadino, ma anni che hanno ovviamente consentito a tutti noi di impostare anche un lavoro che porterà, diciamo, i propri risultati, i propri frutti nel corso del prossimo mandato. E quindi insomma è una ricandidatura che parte proprio dalla necessità di completare un lavoro avviato, anche di impostazione di progetti e di idee. Il programma, nel segno della continuità, punta a completare i tanti progetti avviati in questi anni, a partire da quelli legati al PNRR, anche se la recente emergenza maltempo ha cambiato sicuramente le priorità. Continuare con forza a lavorare per il miglioramento e la sicurezza del nostro territorio. Abbiamo purtroppo anche vissuto quello che è stato l'episodio di maltempo dello scorso novembre. Per noi insomma un punto fondamentale del nostro impegno nei confronti di tutta la nostra comunità sarà assolutamente quello di proseguire un lavoro che a Montemurlo nasce negli anni 90 e che ha visto realizzarsi tante opere importanti, ma che riteniamo ancora oggi richieda a tutti noi un impegno deciso e forte. Venendo alla coalizione, l'intenzione di Calamai è quella di confermare quella che già nel 2019 lo ha accompagnato alla vittoria. Il confronto è già iniziato e sembra piuttosto agevole. La voglia è di chiudere prima possibile per poi andare in mezzo alla gente. Sarà fondamentale per noi aprirsi a tutti i cittadini e a tutta la comunità montemurlese per andare a costruire, arricchire insieme a loro quello che sarà il nostro programma e ovviamente anzi attingere dalle loro idee, dalle loro proposte, dalle loro segnalazioni anche nuovi spunti, con l'obiettivo di riuscire ovviamente a avere il programma migliore. E con il premierato si vuole in realtà pieni poteri ed è la fine del progetto della Costituzione. Ad affermarlo Tommaso Montanari, intervenendo questa mattina a un convegno a Firenze. Nel pomeriggio invece ci sarà l'incontro al Puccini, organizzato proprio per lanciare l'associazione 11 agosto in vista delle prossime elezioni amministrative. E stamani a Firenze, al Tuscany Hall, si sono riuniti i militanti della FIGC, la Federazione dei Giovani Comunisti degli anni 70 e 80. Tra questi c'era anche D'Alema, ha seguito per noi la mattinata Chiara Valentini. Buongiorno Chiara. Sì, buongiorno, una giornata marcorda oggi, quella del Tuscany Hall, dove si sono ritrovati i giovani militanti della FIGC, la Federazione Italiana dei Giovani Comunisti, che erano appunto giovani negli anni 70 e 80, che hanno militato spinti dalla passione politica, da un senso di comunità forte, tutte parole che ci hanno proprio raccontato nei loro aneddoti questa mattina. Un modo per ricordare chi eravamo, ma anche per rilanciare una sorta di atteggiamento nel fare politica che può essere utile anche oggi. Presenti praticamente militanti arrivati un po' da tutta Italia, ovviamente molti quelli toscani, ma anche gli ultimi segretari della federazione, da Gianni Cuperlo a Piero Folena, Marco Fumagalli e ovviamente anche Massimo D'Alema. Moltissimi gli appuntamenti nel corso di tutta la giornata, anche gli Intillimani in collegamento. L'evento si intitola
Los Enfants come il film dei Taviani. Io direi allora di ascoltare subito le voci che abbiamo raccolto, tra quelle più conosciute e quelle meno. Qui a Firenze la sinistra è praticamente sparpagliata in vista delle prossime elezioni. Dopo delle elezioni di Firenze. Per niente, ma al PD chi glielo fa fare di allearsi con Renzi? Diciamo. Quindi no, siamo qui perché è un evento per ricordare una pagina della storia italiana e poi ognuno per ricordare una pagina della propria storia personale. Cosa ha da insegnare quella storia all'oggi? Non lo so, insomma, quella fu una grande storia, ma poi al di là, diciamo, delle valutazioni nelle quali ciascuno è libero, diciamo, c'era il valore di una organizzazione che si fondava su una cultura critica e che aveva un progetto di cambiamento. Queste tre parole, cultura critica, l'organizzarsi, lo stare insieme, un progetto di cambiamento, questo mi pare che potrebbe anche essere utile per l'oggi. Non c'è oggi? Non mi pare, no. Era un giovane militante della FIGC negli anni 70-80? 1973 a Roma. Che cosa si ricorda di quegli anni? Beh, un grande entusiasmo, una grande volontà di capire com'era il mondo e di cambiarlo. Cosa si ricorda di quegli anni? Anche aneddoti personali? Beh, come vivevate la politica? Beh, io mi ricordo innanzitutto che sono iscritto alla FIGC nel 72, ero entrato nel liceo e ero entrato per fare politica, più che per andare al liceo. E quindi lì ci siamo trovati, abbiamo avuto molti conflitti anche all'interno delle scuole perché c'erano i gruppi estremisti che ce l'avevano con noi proprio. Però abbiamo fatto la nostra, abbiamo detto la nostra e abbiamo dato un contributo importante. Cambiare il mondo è un obiettivo di tutte le generazioni giovanili. Era ovviamente anche il vostro. Siete delusi da come sono andate le cose? Io no, nel senso che noi l'abbiamo cambiato, poi il mondo continua a cambiare, non sempre in meglio, anche in peggio. Noi abbiamo fatto la nostra parte per andare avanti, per cambiare in meglio, in parte siamo riusciti. Puntassieve, come si faceva politica allora? Eravamo in tanti giovani. Io mi ricordo, ho fatto il segretario di zona della Val di Sieve, che eravamo a quell'epoca più di 400 iscritti. Ed era una bellezza perché veramente ci trovavamo in tanti giovani, donne, ragazze e ragazzi e volevamo davvero cambiare il mondo, questa era la nostra idea. Ogni generazione ha le sue battaglie ideologiche, concrete, che cosa suggerirebbe ai giovani di oggi come atteggiamento nel, quelli che vogliono fare politica? L'atteggiamento credo ci voglia la passione. E ora la cronaca, andiamo in provincia di Prato, c'è stato un omicidio, è stato aggredito, ucciso a coltellate mentre stava ritirando la merce tra i Pronto Moda di Seano, il punto nel servizio, vediamo. Aggredito e ucciso a coltellate mentre ritira la merce tra i Pronto Moda di Seano nella provincia di Prato. La vittima è un autotrasportatore di 59 anni. L'omicidio è stato ripreso da una telecamera di videosorveglianza dove si vedono due persone colpirlo più volte. Le indagini sono dei carabinieri, è stato trovato a terra privo di vita, colpito più volte con armi da taglio in quello che al momento sembra essere un omicidio per rapina. La vittima è un cittadino indiano di 59 anni, residente in Lombardia e dipendente di una ditta di autotrasporti. L'aggressione nella serata di ieri è avvenuta nella zona artigianale di Seano, nel comune di Carmignano, dove l'uomo stava facendo dei ritiri di merce nelle ditte di Pronto Moda della zona. A dare l'allarme sarebbero stati alcuni colleghi di lavoro, tra i quali ci sarebbe anche il figlio, che non vedendolo tornare sono andati a cercarlo, facendo poi la terribile scoperta in via Torricelli, una traversa di via Copernico nel cuore dell'area artigianale, dove quasi tutte le aziende sono a conduzione cinese. Immediatamente sul posto sono intervenuti insieme ai sanitari del 118 che purtroppo non hanno potuto fare niente, anche i carabinieri che stanno conducendo le indagini. Ci sarebbero le immagini riprese da una telecamera di videosorveglianza che mostrano il 59enne aggredito da due persone che dopo averlo colpito lo lasciano poi a terra agonizzante. Proprio partendo da questo i militari stanno cercando di identificare gli aggressori. Riguardo il movente, l'ipotesi al momento privilegiata è quella della rapina. Secondo quanto ricostruito, l'uomo aveva con sé molto contante con il quale pagava direttamente la merce che ritirava per poi trasportarla all'estero.
Una circostanza, questa degli acquisti in contanti nel pronto moda, che già anni fa aveva provocato un'escalation di rapine e furti proprio nella zona dei macrolotti industriali. Da capire se i due aggressori avessero in qualche modo seguito la vittima, sapendo quindi che aveva con sé molto denaro. Case dai colori brillanti, installazioni artistiche, ora vi portiamo a conoscere uno dei borghi storici della regione toscana, dove negli anni la contemporaneità è diventata di casa. Rachele Campi. Ha origini romane e longobarde, ma la mano dell'uomo a Ghizzano, piccolo borgo a una decina di chilometri da Peccioli, ha voluto osare, creando tra le strette vie un centro di contemporaneità. Tanti gli artisti del nostro tempo che hanno scelto di realizzare opere specifiche per il borgo pisano. Le case sono colorate, brillanti, sono le facciate create da David Tramlett, un artista ben noto per il lessico minimal. La via di mezzo si è trasformata in una tela, un gioco di contrasti che rende unico Ghizzano nel panorama toscano. L'idea di fare interventi d'arte contemporanea addirittura nasce nel 91, il primo intervento che ho fatto era nel 1991. E quello di farlo a Ghizzano parte dalla convinzione che la popolazione di Ghizzano potesse meglio accogliere questo intervento, ospitarlo. E per questo abbiamo fatto un lavoro di partecipazione, siamo andati a Ghizzano, abbiamo fatto un'assemblea, due assemblee, una cena, due cene con artisti, con critici d'arte per far capire cosa voleva dire l'arte contemporanea dentro un centro storico. E i cittadini di Ghizzano hanno deciso, sono convinti di accoglierla e ovviamente noi abbiamo speso e puntato molto su questo intervento che sta risultando ovviamente un intervento molto riuscito. Come non notare poi la scultura di Alicia Kvad, con la sua sfera azzurra dal nome Solid Sky, e Patrick Tuttofuoco con le installazioni Elevatio Corpus, ispirate a un ciclo di affreschi di Benozzo Gozzoli. Noi in Toscana abbiamo tantissima arte, perché ovviamente chi è venuto prima di noi ha fatto interventi artistici dal Medioevo in poi, noi dobbiamo essere all'altezza dei nostri antenati e continuare anche noi a disseminare i nostri centri, i nostri luoghi di arte, che non può che essere arte contemporanea, e perché questo è uno stimolo importante ai nostri concittadini. Poi quello che rimane nel tempo vedremo, ma non è quello che ci interessa oggi. Io mi fermo qui, grazie per averci seguito, buon pomeriggio a tutti, arrivederci.